prima volta? Bene, speriamo non sia l'ultima. Allora, stasera abbiamo con noi un ospite speciale, Shri Radha Govinda Dasi, dall'India con furore, e ci parlerà di come migliorare le relazioni sviluppando la capacità di ascoltare gli altri in modo empatico. Sì, lei è un'astrologa, un'attrice, di libri vari che poi vi presenteremo e potete scaricare gratis dal suo sito, e è in un tour europeo, ha fatto seminari in vari posti in Italia, in Svizzera, fine mese sarà in Ungheria, eccetera. E nel suo tempo libero è anche mia moglie. Sì. Allora. Allora, quello che presenteremo oggi, in effetti, è parte di un corso che abbiamo fatto in varie parti del mondo, però è un corso che prende 3 giorni. Allora, siccome abbiamo solo un'ora e mezza, concentreremo il tutto e faremo 2 esercizi fondamentali. Questo quindi è un laboratorio, è un workshop, non si parlerà tanto, si farà qualcosa di pratico. E sono 2 i temi. Allora, parleremo di 2 cose. Uno, quello che si chiama ascolto attivo, empatico o ascolto specchio, che è la stessa cosa. E poi parleremo dei messaggi. Messaggio io. Parleremo di queste 2 cose e le praticheremo. Qualcuno di voi già conosce queste tecniche? Allora, in pratica, ascolto attivo, empatico, ascolto a specchio è quando gli altri hanno un problema. Invece il messaggio io è quando tu hai un problema con un altro. Quindi, se una persona, incluso le persone molto vicine e care a noi, come mogli, mariti, cugini, nipoti, quando vengono a parlarci dei loro problemi, le loro difficoltà, le situazioni difficili che stanno incontrando, spesso cosa facciamo? È una domanda. Ok. Non avevate visto il punto interrogativo? Cioè, cosa facciamo? Li ascoltiamo. Ascoltiamo. Li guardiamo negli occhi. Ci guardiamo negli occhi e ascoltiamo. E ascoltiamo.
Bravi. Non sempre succede però. Non sempre succede, non è la tua esperienza. No, no, non sempre succede perché tante volte assorbiti dai nostri problemi non abbiamo tempo per poterci, in un certo qual senso, accollare quelli degli altri. Ok, e allora cosa facciamo? Rimandiamo magari a un momento migliore per poter discutere. Rimandiamo, ok. Sì? Oppure per paura che non sappiamo affrontare, proprio evitiamo la connessione. Ok, allora, statisticamente si fanno varie cose, anche volendo aiutare, anche volendo, anche con la buona intenzione, anche col tempo, avendo tempo, anche avendo la disponibilità, generalmente si fanno tante cose che sono in queste categorie. Per esempio, si consiglia, oppure si filosofeggia. Questo è specialmente comune tra chi segue un sentiero spirituale, teologico, che ecco, ci viene imparato a vedere le cose con filosofia, quindi cerchiamo di mettere subito la filosofia in pratica, specialmente nella vita degli altri. Ah, si consiglia, si filosofeggia, oppure si critica, si corregge. Non devi fare così, non devi sentire così, corregge. Corregge? C'è una I? Senza I. Senza I, giusto. Io vivo in altri posti, quindi scrivo poco in Italia. Si corregge? Che altro si fa? Che altro si fa? Make fun. Make fun. Si prende in giro. Oppure si minimizza, minimizza, si distrae, no? La si butta sul ridere, la si ironizza, si ironizza, oppure si cerca di... quando si dice non fare così, dai, non è tutto, minimizza, sì. Drammatizzare, era questa la parola che cercavo già da vari mesi. È dovuto fare un viaggio per Bologna. Sì, sì, il mio viaggio per Bologna è perfetto. Giudicare. Giudicare, giudicare, valutare. Qualcos'altro? Sono abbastanza, cioè c'è un po' di tutto. Questi in inglese, quando ne parliamo, si chiamano roadblocks. Roadblocks. Roadblocks vuol dire roadblocks. No, roadblocks è quando c'è il blocco. Blocco stradale, blocco, però è un blocco. Posto di blocco, blocco, blocchi. Bene, blocchi. Perché blocchi? Perché sono dei blocchi alla comunicazione. Generalmente la persona che parla dei suoi problemi generalmente vuole semplicemente essere ascoltata. Non sta chiedendo consigli o filosofie o critiche o correzioni o prendere essere presa in giro, minimizzata, distratta, ironizzata, drammatizzata o giudicata. Allora, also they do personal revelation. That's nothing, you know, for me, it was even worse. Un'altra cosa è il rivelazioni personali. Uno parla della propria esperienza, quindi si condivide la propria esperienza. Sì, ti è successo questo, non sai cosa è successo a me. C'è la gara peggio. Cosa peggio o come l'ho risolta io, quindi condividere le proprie esperienze. Allora, facciamo una piccola dimostrazione. Chi vuole venire qui di fronte e
condividere un problema, una situazione difficile, qualcosa che abbia del contenuto emotivo di ogni aspetto della vostra vita, lavoro, famiglia, amici, sport. Prego. Non è un problema molto grave, un segreto, così può essere qualcosa. Io. Bravo. Oh, un applauso. Grazie. Mina. Piacere, Mina. Piacere. Allora, dimmi cosa sta succedendo. Allora, io quando una persona si lamenta, per esempio, cerco di aiutarla, lo faccio spesso, specialmente le persone anziane, e i bimbi sono quelli più da aiutare. Allora, io la faccio parlare, però subito cambio la trama, cerco di evadere. E questa persona, nel momento che io parlo, che lei sta male, comincia a scherzare, ha proprio dimenticato il suo problema. Perché il problema che lei mi porta sempre il suo passato. Però i suoi problemi ti toccano anche dentro, quando realmente sono veri, diciamo, oppure quando con quella persona con cui parli, te entri realmente ad aiutarlo. Allora cerco di fare lo stacco di non toccarmi, dedico una mezz'oretta perché un'ora è troppa, ma è troppa perché fa male, ho notato che fa male a me il suo problema, però cerco di aiutarlo drammatizzando, parlando delle sciocchezze che succedono nel mondo, non le cose tragiche, le cose che si possono parlare. Questo. Io affronto questo sistema. Qual è il problema? Il problema praticamente è di questa persona, il problema. Che no, lei... ma scusa, l'esercizio era un attimino diverso. Il problema è che tu magari forse sei una persona che non ha nessun problema nella vita. L'esercizio era che tu venissi e parlassi dei tuoi problemi, del mio problema, non di quello di quell'altro, del bambino. Per quello ti abbiamo applaudito, cara. Allora, cosa devo trovare? Allora, e io dimostrerò questo tipo, allora, io dimostrerò questo tipo di reazione, ok? Ok, diciamo, io il problema in questo momento, diciamo, grande, che non è più grande, sì, il rapporto non può essere grande perché non è grande, nella tua vita, tra non me può e essere mia problema. Figlia. Tuo figlio. Tra me e mia figlia il rapporto, perché lei deve avere sempre ragione e io non la condivido, ma mica detto che sia sempre lei a sbagliare. Posso essere anch'io. Allora ho incominciato in questo problema per risolverlo, farla parlare e accettare le sue idee. Allora, ok, un consiglio. E dove è il problema? Scusa. No, litigavamo sempre. Ma è un problema del passato. Beh, insomma, di qualche mese. Allora. Che vuole qualche problema di ammazzamento, omicidio? No. No, omicidio no. No. Però è un problema. Di... un problema. È un problema quando un rapporto tra mamma va e figlia. Allora io ti do una dimostrazione di questo. Consiglio. Guarda, sono cose normali, succedono a tutti, non devi preoccuparti. Filosofeggiare. Alla fine tutto è temporaneo. Oggi tu sei la madre, lei la figlia, nella vita prossima magari tu sei la figlia e lei la madre, quindi ecco, insomma, basta avere pazienza. La critica. Io penso che non stai facendo la cosa giusta, perché ecco, forse tu hai pensato di risolvere questo problema, ma è solo a livello superficiale. Correzione. Forse dovresti ascoltare di più tua figlia, certo. Prendere in giro, ma queste sono cose così, dai, ce l'hanno tutti nella vita, insomma, non farne un dramma, distrarre, comunque non ti preoccupare perché ecco,
domani c'è il Kirtan Pizza, c'è il Kirtan Pizza, quindi ci ritroviamo qui a Centro Ecuta, ci divertiamo, ironizzare. Ah, allora tu, questa tu hai già risolto tutto, insomma. Un po', sì, lo stiamo risolvendo. Tu hai risolto tutto. Tu risolvi. Litighiamo meno. Risolvi sempre tutto. Beh, insomma, sempre tutto, no? Però lascia passare, l'ironizzazione. Drammatizzare. Ma sì, Mina, non ti preoccupare, dai, siamo che la vita è bella. Sì, io lo so, infatti. Mi sto preparando che sia ancora più bella. Giudicare, sì, mi sembra che stai facendo le cose giuste, no? E sei un esempio per tutti noi, per la comunità. E condividere, io mi ricordo quando io ho avuto un problema con mia figlia, gli ho dato due schiaffi e via, no? Morto, a 40 anni non posso dargliele. Va bene, allora un applauso a Mina. Energetica, e se avete problemi avete già capito da chi andare. Possiamo anche chiudere questo laboratorio perché abbiamo trovato la persona giusta. Allora, invece di fare tutte queste cose, quello che noi suggeriamo, proponiamo è... iniziare da una formula molto semplice. Questa è l'essenza dell'ascolto attivo o enfatico o specchio. È chiamato attivo perché è un ascolto in cui c'è uno sforzo per capire non solo le parole, ma capire il sentimento, il feeling che c'è dietro le parole. E si chiama empatico perché ci si connette a livello di empatia, ci si connette a livello di cosa la persona sta sperimentando. E si chiama specchio perché è un po' come mettere uno specchio di fronte alla persona. La persona parla dei suoi problemi, e tu, l'ascoltatore, è come se mettessi uno specchio di fronte a lui o lei, in cui la persona si può rispecchiare. Quindi, non è un consiglio, non è una critica, non è un filosofeggiare, non è un condividere le tue esperienze, è un ascoltare attentamente e riflettere, nel senso di riflettere come uno specchio, rispecchiare quello che ci dà, come dicendo ti senti, e riconoscere un'emozione, una o più emozioni, perché il contenuto di quello che loro parlato, questo è un problema con la figlia, col marito, col capufficio, il contenuto. Allora, questa semplice formula comunica due cose. Prima cosa, comunica che li state ascoltando, perché loro capiscono dalle vostre parole che li state ascoltando, giusto? E secondo, comunica anche che loro sono importanti, perché li state ascoltando. Ed essere ascoltati
è una cosa statisticamente molto rara. C'è gente che va dalla culla alla tomba senza mai essere veramente stata ascoltata da nessuno, né dai genitori, né dagli amici, né dai colleghi, nessuno. Quindi può essere un'esperienza molto profonda per la persona che viene ascoltata. Gli si viene anche dato un messaggio di fiducia che non sono qui per risolvere i tuoi problemi, sono qui per essere presente con te. Okay. Allora, solamente il problema di qualcuno altro, anche potrebbe essere che hanno un problema con te, per esempio un matrimonio, potrebbe essere una relazione molto intima. Quando qualcuno è arrabbiato, viene, esprime, tu sei così, no, mi sento così, anche possiamo utilizzare questa formula. Non reagire alla loro rabbia con rabbia, però essere anche ascoltando, come essere un specchio. In altre parole, indipendentemente dalla causa del problema, questa formula può essere usata. Allora, cosa faremo? Faremo un'altra dimostrazione, questa volta non con quella lista di attività, cercando semplicemente di fare ti senti perché. Ora abbiamo bisogno di un volontario, un altro volontario, che parli di una sua situazione che è qualcosa che pesa sul suo cuore e io... Vedrete che non darò consigli, non filosofeggerò, non cercherò di distrarre, non cercherò di minimizzare o di sdrammatizzare, cercherò solo di essere presente e di agire un po' come uno specchio, ascoltando le parole, ma anche il sentimento, l'emozione che c'è dietro le parole. Va bene? Ok? Un applauso anche a... Bene, adesso serve un silenzio quasi assoluto. Chiara, vuoi parlarmi di quello che sta succedendo? Un problema semplice. Vedi tu? Beh, semplice, non tanto. Tanto non me. Lo dico a nessuno. Vabbè, grazie. Io vivo in una casa con tante altre persone. Spesso questa cosa è molto divertente e spesso magari non lo è. Il problema che è venuto fuori stamattina, comunque ieri sera, è che gli inquilini del piano di sotto hanno costruito un pollaio per delle galline e la loro intenzione poi è quella, insomma, di non farli vivere troppo a lungo. E questa cosa, visto che anche proprio sotto la mia finestra, mi ha turbato molto e non ho molta confidenza con loro per parlare, perché di solito abbiamo dei scambi non proprio facili, cioè c'è molta aggressività magari. Non si è sentita? Noi sì, questa parte. Di questa parte vuoi ripetere il succo? Quindi. Allora, arrivo. Allora, sì, ok. Vivo in una casa con molte persone, sono due appartamenti in una villetta, le persone nell'appartamento sotto casa mia hanno costruito un pollaio per sentirsi più vicine alla natura, in cui hanno messo dei polli che però intendono non far vivere molto a lungo, mangiare ben presto. Questa cosa avviene proprio sotto la finestra comunque della mia stanza e mi turba alquanto, soprattutto perché non riesco a comunicare molto bene con queste persone, perché hanno un'idea, come dire, particolare, insomma, di noi e tendono ad essere un po' aggressive quando noi cerchiamo di comunicare e, insomma, questo è il problema. Se ho capito bene, ti senti combattuta fra il voler dire qualcosa, voler protestare, voler
presentare le tue ragioni, a mancanza di comodità per la situazione, però c'è questa relazione che non è molto armonica con queste persone, quindi c'è questo pollaio sotto casa, sotto la tua finestra, però non ti senti a tuo agio a esprimere il tuo disagio. Allora, non so, da una parte vorrei andare via, però è difficile trovare una casa, dall'altra perché ci sono problematiche un po' più legate magari alla mia pratica quotidiana, in cui vorrei accogliermi, dire, in casa magari delle multi, però non mi sento di esporle comunque in un ambiente, come dire, così vicino, non so bene, cioè sono delle questioni un po'... Quindi ti senti in un dilemma? Sì. Perché vorresti... invitare delle divinità, mettere delle murti a casa, quindi adorarle, però la situazione non è ideale, no? E però allo stesso tempo non trovi un'altra alternativa disponibile facilmente. Ok? Quindi? E quindi sto pensando a cosa posso fare, però... penso la soluzione potrebbe essere quella di parlare con queste persone, ma un po' mi spavento proprio perché l'ultima volta abbiamo avuto comunque dei dialoghi non proprio troppo aggressivi, quindi un po' lontani dal mio modo di comunicare. Quindi ti senti di parlare, sì, esprimere le tue ragioni, però c'è un dubbio, c'è un'esitazione perché le esperienze precedenti non sono state piacevoli. No. Quindi la tua decisione qual è? Potrebbe essere magari di andare non da sola, ma insieme ad altre persone che abitano con me, che magari hanno una sensibilità simile alla mia, portare del prosada e cercare di parlare di questa cosa, che magari le prossime volte si, con una decisione così importante si possa discuterne magari insieme. Quindi ti senti incoraggiata a unire le forze con qualcuno, sì, e quindi andare a affrontare con un po' di appoggio sia morale che pratico. Bene, ti ringrazio per condividere questa situazione. Grazie Chiara, un applauso. Allora, molto comune avere pollai sotto le finestre. No, 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 pollai no, ma anche lo di carne sì. Ok. Allora, cosa non è successo? Gli ho dato consigli? No. Gli ho dato consigli? Posso farmi una domanda? Magari dopo, okay, questo okay, sezione. Gli ho dato consigli? No. Ho sdrammatizzato? No. Ho condiviso la mia esperienza con i pollai? No. No. Anche perché non è la vita. Come lo sai? Anche perché come lo sai? Essendo devoto l'esperienza. Gli ho fatto tante domande sulla natura del pollaio, sull'indirizzo, dove vive, quanta gente vive con lei. L'ho interrogata? Assolutamente. Ok, cosa ho fatto? L'ho ascoltata e poi? Stimolato l'espressività della persona di fronte. Ok. Riflesso, cercavo di essere come uno specchio, questa era chiara. Bella ovviamente, però cercavo, ecco, ho usato questa formula, questa è la formula base, ti senti combattuta, ti senti in un dilemma, alla fine si sentiva anche incoraggiata, questa non è solo per emozioni negative, alla fine ha trovato uno spiraglio di luce, si sentiva, ha trovato la... perché è il contenuto, quello che mi stava dicendo, del pollaio, di queste persone che sono spesso...
aggressive, eccetera. Quindi, questa non la stiamo presentando come una formula magica, bene? Però è una cosa che aiuta entrambe le persone. Prima cosa, aiuta l'ascoltatore a non assumersi il problema, a non farselo proprio, perché questo è un problema di quando noi vogliamo essere presenti in un modo gentile e benevolente, che il problema diventa nostro. In questo caso il problema non è mai diventato mio e probabilmente non diventerà mai il mio problema. C'è un'analogia: il problema di quello che viene a parlarti è come una scimmia. Una scimmia, molto, può essere molto fastidiosa, molto dispettosa, e si dice che è come se la scimmia sulle sue spalle salti sulle tue spalle, quindi il loro problema diventa il vostro, e questo lo vogliamo evitare. Questa è una cosa che non ho fatto, non mi sono preso la scimmia sulle spalle, non ho detto vado io a parlarci, vado, no, rimane il suo problema. Però sembra che lei in questo dialogo, poi lei ci dirà, ha trovato una chiarezza, ha trovato una soluzione, o almeno una possibile prossimo passo. Non ci voleva andare a parlare da sola, però adesso sembra che vuoi andarci a parlare con qualcuno. Quindi, semplicemente dandogli spazio, lei ha avuto questa capacità di avere una visione più chiara. Scusa il gioco di parole, chiara. Una visione più chiara sulla situazione. Qual è stata la sua esperienza di questo esercizio? Un po' mi sono sentita in difficoltà, perché di solito ci si aspetta che la persona ti dia un consiglio. Allora stavo lì tipo, come dire, dov'è il consiglio? Perché siamo un po' pigri anche, no? Non okay. Vogliamo pensare alle cose da soli, abbiamo un po' bisogno sempre, non tutti, io sono pigra io, nel mio caso. Allora aspettavo sì di avere un po' l'imboccata, allora ho dovuto fare un po' più fatica, però è stato più gratificante, perché alla fine comunque trovi la tua strada e ti senti, come dire, rassicurato dalla persona che è davanti, senza che sia lui poi a risolverti. Cioè, ok, grazie. Allora prendiamo un paio di domande e poi faremo l'esercizio. Ci divideremo in coppie e faremo l'esercizio. Uno parla di un problema e l'altro funziona come uno specchio, usando questa semplice formula. Questa è la formula base, ce ne sono altre, però l'essenza è la stessa. Per esempio, se ho capito bene quello che dici, sei in ansia perché è successo questo e quest'altro. Se non mi sbaglio, sei arrabbiata perché questa persona ti ha detto questo. Però la cosa più semplice è: ti senti puntini puntini perché puntini puntini. Emozione e contenuto. C'è bisogno di un ascolto attivo. Per esempio, lei, io ho usato delle emozioni: combattuta, dilemma, che lei non aveva usato questa espressione, però dalla sua espressione quelle erano le emozioni che lei sentiva, giusto? Giusto. No, lei ha già detto un po', però pensavo, in una relazione di amicizia tra te e Chiara, mi verrebbe da pensare che Chiara voleva un consiglio da te, cioè la vedevo proprio che aspettava, no? E allora forse in una relazione di amicizia, cioè solo l'ascolto forse non è abbastanza, cioè okay. mi aspetto ottimo qualcosa dalla persona che ho davanti. Ottimo punto. Allora, nel counseling professionale c'è un detto: don't advise until you're hired, vuol dire non consigliare fino a che non ti ingaggiano, fino a che, in altre parole,
non consigliare fino a che non te lo chiedono. Non c'è niente di male nel dare consigli, però il problema è darli troppo presto, quando la persona non te lo sta chiedendo. Anche perché spesso il problema che uno sperimenta è un po' il proverbiale iceberg. E allora uno inizia a parlare della punta dell'iceberg, quello che si presenta, e poi se noi diamo un consiglio lo diamo solo sulla punta dell'iceberg. Invece se ascoltiamo, se diamo lo spazio alla persona, c'è la possibilità che la persona va sul vero problema, perché spesso la cosa prima che esce è una cosa superficiale, è solo un sintomo del problema. Quindi non c'è niente di male a dare consigli, però aspettate, perché ecco, magari date un consiglio per un qualcosa di che è superficiale, magari ci sono altre situazioni, altre sfide, altri problemi. E comunque, se lei finora non me l'ha mai chiesto, tu cosa ne pensi? Quando la persona dice tu cosa ne pensi, allora hai il diritto di dire cosa tu ne pensi. Lei non me l'ha mai chiesto. Stavo nell'esercizio. Stavi nell'esercizio e hai fatto bene, però hai trovato una tua soluzione. Ed ha, in un certo senso, ha più valore, perché è la sua soluzione, se ne prende la responsabilità, e se qualcosa va male non ritorna a me. Mi spiego, ma tu mi avevi detto di fare questo e quest'altro. No, è la tua soluzione, va bene? Qualche altra domanda prima del fatidico esercizio? Chiedo scusa. Sì. Allora, a tutti e a tutte. Lei magari, la ragazza, la signora, non te l'ha chiesto esplicitamente, ma forse implicitamente. Allora, come si fa a distinguere? C'è un modo per distinguere queste due fasi? Beh, guarda, quando la persona ti chiede un consiglio, te lo chiede chiaramente. Lo capisci, no? Ti dice cosa ne pensi, tu che faresti, dammi un consiglio. Se la persona, sì, in questo caso ovviamente era un esercizio in pubblico, c'è una certa meccanicità, c'è una certa artificialità, ma spesso le persone sentono semplicemente il bisogno di aprirsi, di esprimersi, e non cercano veramente un consiglio. E il fatto di esprimersi, di tra virgolette sfogarsi, è già un grande aiuto alla sua situazione, perché portando queste emozioni fuori, sono dentro, le portano fuori, le aiuti a vederle più in modo distaccato. E già il fatto di esprimerle è un fatto benefico, terapeutico. Però, guarda, quando la persona vuole il tuo consiglio, sicuramente te lo chiede. Tu cosa ne pensi? Dammi un consiglio. Allora, in questo caso, però anche lì, vabbè, quello è un altro tema, anche lì bisogna stare un attimino attenti a non pensare che quello sia tutto. Posso aggiungere qualcosa? Sta spiegando che ci sono anche nel Bhagavatam, in questo testo a cui ci riferiamo, importantissimo, ci sono anche esempi di Kashyapa Muni, di Narada Muni, che non saltano subito alla conclusione o al consiglio, ma fanno questo tipo di ascolto attivo. Allora, due domande Massimo? Massimo? Ci sei Massimo? Siamo libera. Allora, se una persona ti porta sempre lo stesso problema. Ecco. In modo ripetuto. Ah. Allora, a me viene spontaneo di far vedere a quel punto
gli aspetti positivi. Mi viene spontaneo perché non so più che cosa. In genere, come risposta generale, sì, non siamo condannati a ascoltare una persona che porta le stesse cose, persone ossessive, ossessionate, persone con chiodi fissi, cioè, non hai mai firmato un contratto, perché a volte ci sono questi vampiri emotivi che non hanno nessun altro interesse che succhiarti il sangue. Quindi adesso non conosco questa amica, non sto giudicando, però ci sono queste categorie di esseri in giro che non... Tu dici un'amica, però quanto è amichevole sbrodolarti addosso tutte le volte? Quanto è amichevole vomitarti addosso tutte le volte? Quanto è amichevole ammorbarti l'anima con le sue ossessioni? Mi spiego? Non hai mai firmato un contratto di stare a sentire lei per tutta la vita. La vita è breve, non possiamo sprecarla con questa gente. Ok? L'ultima domanda? Sì. Ma non so se funziona. Sì, se funziona. È corretto durante la prima questa fase? Questo è molto meglio. È corretto durante la prima fase fare domande per informarsi meglio e comprendere meglio il problema della persona? In genere il rischio di fare domande è che si due cose almeno. Uno si cala in una forma di interrogazione, un interrogatorio, no? Un interrogatorio. Quanta gente vive nella tua casa? Quante sono le galline? Quante sono le galline? Quanto paghi gli affitti? Le galline. Cioè, diventa un interrogatorio. Questo non è il caso, perché il problema è andare sulle cose che ti interessano a te. Tu hai delle idee di quello che è importante e vai in quella direzione, che magari non è la direzione del problema reale. Ok? Quindi è una forma di fuorviare il discorso. Quindi, in genere è meglio evitare l'interrogazione, almeno se c'è proprio qualcosa di importante. Va bene, allora, ci alziamo tutti in piedi? Con entusiasmo eccezionale? Allora, adesso voi guardatevi intorno, scegliete una persona che sembra una persona... affidabile. Trovate una persona che vi sembra affidabile